grande movimento ieri fuori e dentro gli stadi, per esempio fuori dallo stadio Marassi di Genova, beh, c'erano grandi rischi prima della partita Genoa-Milan, poi i tifosi del Milan sono stati tenuti ingabbiati dopo la partita per un'ora, un'ora e mezza, quello che era, perché non ci fossero incidenti, e pare non ce ne siano stati. Fortunatamente c'era il precedente di qualche anno fa, ahimè tragico, di un tifoso del Genoa accoltellato da un tifoso a morte da un tifoso del Milan, quindi era tutto molto motivato. Poi a Marassi ne succedono in tutti i colori, ci siamo dimenticati quello che è successo qualche mese fa per Italia-Serbia, insomma è la cosa fa effetto, e, con tutti gli incidenti del caso. Ma grandi incidenti anche fuori o sulla strada per Arcore, perché come vedete il rischio della leadership del Milan in campionato è il rischio della leadership di Berlusconi in politica, e dopo le manifestazioni di sabato, Saviano, Zagrebeschi e compagnia bella, beh, alla Palasciarp ecco che ieri era il momento giusto per far sentire anche ad Arcore un po' di pressione. Momento giusto è una valutazione, diciamo così, di costume, non tanto politica. E ci sono stati problemi, incidenti, cariche, qualcuno che se n'è approfittato. Cicchitto dice vogliono incidenti di piazza, ma non lo so se gli incidenti di piazza li vuole la sinistra, l'opposizione, oppure convengono al centrodestra per poter dire che ormai la politica in piazza è la politica violenta dell'opposizione. Comunque voi direte che c'entra questo col calcio, bravi, una bella domanda, c'entra e non c'entra, c'entra per dare l'idea che tutto si mischia nel disagio del paese, e non c'entra se voi volete sapere da me come ha giocato il Milan, abbastanza bene. Il Milan è una squadra di buon livello europeo che con l'Inter si giocherà fino in fondo anche il campionato italiano. Perché dico con l'Inter? Perché l'Inter, come nei gialli migliori, l'assassino naturalmente il maggiordomo, l'anti-Milan era l'Inter, e si capiva fin dall'inizio, sarebbe stata l'anti-Inter con l'anti-Milan con Benitez se avessero trattato bene Benitez e non gli avessero mancato di rispetto, è l'anti-Milan con Leonardo che è un pochino più sereno e soprattutto c'ha un organico recuperato e dei giocatori comprati all'ultimo momento, ma di valore, di talento, come Pazzini, come lo stesso Carascià, che dal nome uno diceva ma chi è sto Carascià, extracomunitario così, pulisci i vetri, no, è un ottimo giocatore che infatti conta, pesa anche in partite importanti come quella di ieri sera Inter-Roma. A proposito del calcio mercato degli ultimi giorni, immagino vi faccia un qualche effetto che la Juventus abbia recuperato un po' di punti, un po' di classifica, un po' di decenza vincendo a Cagliari con due gol dello stesso che fino a 5 giorni prima era di proprietà del Cagliari, cioè il giovane Matri. Ora capite che siamo molto vicini allo scambio di figurine Panini, all'album di figurine, e questo succede in un calcio senza identità che si diverte a cambiare le carte senza fare programmi o senza poter fare programmi di lungo periodo. Dicevo quindi Milan davanti, comunque Inter che se recupera i 3 punti nella partita che le manca con la Fiorentina, cosa non teoricamente non difficile visto che la Fiorentina continua a essere poca cosa, e continua a vedersi la mano dell'allenatore Mihajlovic come fosse Muzio Scevola, cioè fra Muzio Scevola e la mano di Mihajlovic nel costruire la Fiorentina non c'è assolutamente differenza per chi ha studiato un po' di storia. Detto questo, dietro le fasce sono fondamentalmente Milan-Inter e di supporto il Napoli, poi c'è la Roma, c'è la Lazio e Palermo e Udinese che leveranno punti e comunque si giocheranno se non un posto in Champions, certamente un posto in Europa. La Juventus è quel cantiere con punto interrogativo che sappiamo. Questo per quel che riguarda la testa della classifica a scalare. In fondo dispiace che il Bari sia, come dire, se non ci sono sorprese, se non innesta un'altra marcia, condannato a scendere giù, e non se lo meriterebbe perché è un'ottima squadra, e poi per il resto è abbastanza movimentata la lotta per non retrocedere. Questo è il discorso sul calcio. Mi permetto di dirvi che quando sui giornali italiani la Lega C, cioè la Lega professionistica, gli ultimi professionisti dopo la A e la B, si compra una mezza pagina di pubblicità per far sapere che sono al disastro, perché non hanno più una lira, perché sono disorganizzati, perché ci sono troppe squadre, le cosiddette semiprofessioniste di una volta, compra mezza pagina
per chiedere ai presidenti di Serie A una percentuale decente, quasi da elemosina, dei diritti televisivi per poter sopravvivere, beh, siamo al segno di un calcio che veramente è in bancarotta, per cui il disagio del calcio e dei tifosi di calcio e degli addetti ai lavori, quelli che non si sono messi da parte troppi soldi per essere abbastanza milionari in euro da poter sorridere di tutto il disagio, bene, quel disagio lì fa il paio con tutti gli altri disagi. Per cui chiunque voglia distinguere troppo nettamente il calcio dalla politica farebbe un errore madornale. È tutto un paese che si sta perdendo i pezzi, e si perde anche i pezzi rotondi nel pallone.